tutti, inauguriamo oggi il corso di formazione promosso dalla UIL e quest'anno anche dall'Associazione dei diritti dell'anziano di Taranto. Quindi il corso l'abbiamo intitolato Noi adulti e proprio per questo sarà partecipato da persone adulte, allora, e iscritte soprattutto alla UIL. Allora, quindi noi dopo l'esperienza dell'anno scorso, dopo la riuscita del corso che abbiamo effettuato l'anno scorso, dove i partecipanti sono stati entusiasti e hanno partecipato con molto fervore al corso, l'abbiamo voluto ripetere anche quest'anno nel 2016 e a differenza dell'anno scorso abbiamo introdotto nuove materie. L'anno scorso abbiamo svolto solo lezioni di informatica e di cultura generale, quest'anno invece oltre all'informatica faremo lezioni di inglese e di ginnastica dolce. Le professoresse, cioè gli insegnanti saranno per l'informatica la signora Petrera, l'inglese Giulia Spada e di ginnastica Camilla Pesci. Sono tutte brave nelle loro, insomma, nel loro lavoro. Quindi noi come UIL fortemente abbiamo voluto fare di nuovo questo corso perché abbiamo notato che i corsisti dell'anno scorso, oltre a avere conoscenza e informazione, hanno socializzato tra di loro e che questo è molto importante perché si esce dalla routine giornaliera. Quindi per la UIL in generale è importante la cultura e la socializzazione tra le persone. E proprio per questo per noi sono elementi fondamentali della vita di ognuno di noi. Quindi a questo punto io non faccio altro che augurarvi un buon lavoro, di partecipare a questo corso con molto entusiasmo e di avere un obiettivo generale che è quello di ampliare la conoscenza di tutti. Io ora posso passare la parola agli insegnanti o a Pasquale che è un mio collaboratore per l'organizzazione di questo corso. Pasquale. Quindi la presentazione già Tonia l'ha fatta ampiamente per ciò che riguarda i nostri docenti e nella persona di Raffaella Petrere che ci farà informatica il lunedì. Come orario stiamo sempre dalle 17 alle 19. In ognuna delle attività l'orario rimane tale. Quindi abbiamo la professoressa Spada che ci farà lingua inglese e la professoressa Bisci che ci farà ginnastica oggi. E sarà articolato il lunedì informatica, il mercoledì lingua inglese e il venerdì ginnastica dolce. Dopodiché per il momento non ho più nulla da aggiungere. Per quanto riguarda la ginnastica dolce, diciamo che è una ginnastica che prevede determinati esercizi molto semplici adatti a tutti, dove ha la funzionalità appunto di rilassare, tonificare la muscolatura. La ginnastica dolce fa parte diciamo dell'attività fisica in quanto rilassa anche la mente e il corpo della persona e quindi se la mente della persona sta bene automaticamente anche il fisico sta bene. Ci sono varie attività che possiamo svolgere anche con la musica e sono esercizi semplicissimi e vedremo dove saranno svolti questi esercizi? Dove saranno svolti? Penso nella palestra Sforza, sì. Bene, per quanto riguarda la lingua inglese, io credo che cercherò di darvi una base fondamentale, quindi a livello grammaticale, ma lavoreremo anche e soprattutto a livello comunicativo, perché la lingua inglese è fondamentale nella vita di tutti i giorni, anche per viaggiare, quindi lavoreremo anche in situazioni comunicative, quindi accetterò anche le vostre richieste, quindi potremo lavorare in itinere, svolgendo praticamente attività di comunicazione, quindi curando la parte il lessico, la grammatica, ma fondamentalmente non trascureremo la comunicazione, che è, credo sarà l'aspetto fondamentale di questo corso. Per quanto riguarda invece l'informatica, sappiamo tutti quanti che oggigiorno è una materia comunque di utilizzo quotidiano, abbiamo tutti quanti in casa un computer, abbiamo tutti quanti una connessione ad internet, per cui cerchiamo di sfruttare quello che abbiamo per poter fare quante più cose possibili. Partiremo da una conoscenza, farò prima una conoscenza di voi, quindi vedrò tutto da cui partire e dopodiché intraprenderemo un percorso che ci permetterà di utilizzare tecnologie informatiche nella quotidianità.
quindi tutto quello che possiamo fare utilizzando le tecnologie informatiche, dalla prenotazione di un biglietto, dalle ricerche, da qualsiasi altra cosa che sarà anche suggerita da voi, da quelle che sono le esigenze dei discenti. Ora, per motivi nuovi di orari, passiamo la parola all'assessore, sì, che allora, ci deve lasciare. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto mi presento, sono l'avvocato Marina Belfiore e partecipo in qualità di assessore nel comune di Paraggiano e pertanto porgo i saluti da parte dell'amministrazione, la quale sostiene pienamente l'attività che dovrà svolgersi su iniziativa della responsabile della UIL, riconoscendone tutta l'utilità. E pertanto ringrazio la responsabile per questa attività e l'amministrazione vi augura uno svolgimento proficuo ed efficiente di queste attività, al fine augurandovi appunto di poterne trarre il maggior beneficio. Grazie. Allora, ringraziando la presenza del segretario generale della UIL di Taranto, Giancarlo Turi, facciamo dire qualcosa su questo progetto che stiamo mettendo in campo, cosa ne pensa la UIL a Taranto su questo corso che stiamo svolgendo a Paraggiano. Ma naturalmente è una serata importante per noi, perché è la circostanza per affermare e per far conoscere quelle che sono le linee strategiche dell'organizzazione, al di là di quelle canoniche che sono sempre note o per lo più sono note a tutti. Paraggiano innanzitutto è al secondo anno di questa esperienza. Come dire, chi reitera un'esperienza, chi la fa, diciamo, prevede uno sviluppo e lo mette in campo, vuol dire che a un certo punto si è già preoccupato di andare a tracciare un percorso che non è istantaneo. Quella dell'anno scorso, noi l'avevamo detto in sede di presentazione, non è un'iniziativa spot che si consuma nel periodo in cui si svolge, era l'inizio di un percorso. Quindi innanzitutto c'è questo elemento, diciamo, di positività, la continuità dell'azione. E poi naturalmente, al di là della continuità, l'arricchimento, perché, diciamo, lo hanno detto in maniera sintetica gli insegnanti, si ragiona su temi nuovi rispetto a quelli dell'anno scorso e consentitemi una valutazione attenta sulla questione informatica. Allora, è evidente che l'iniziativa, lo diceva Tonia in apertura, è quella di, diciamo, diffondere l'idea dello stare insieme, di socializzare, diciamo, di condividere non solo i momenti tradizionali che siete tutti quanti abituati a condividere nel quotidiano, ma di aggiungere un pezzo nuovo. Allora, questo pezzo nuovo però naturalmente ha un'esigenza specifica. Innanzitutto lo stare insieme, anche qui si articola in una serie di incontri. Allora, l'idea di metterci dentro un percorso informatico significa sostanzialmente estendere questa idea dello stare insieme, aggiornandola e ammodernandola con gli strumenti che la tecnologia ormai mette a disposizione di un po' tutti, senza grandissimi costi. E quello anche per valorizzare il patrimonio culturale, morale, che è insito nelle persone adulte, proprio perché hanno alla base un'esperienza che spero si possa mettere anche a disposizione dei più giovani. Poi una chiosa, io qui a Paraggiano ho lavorato allo Sforza, facevo il segretario, quando lo Sforza non era questo, era allocato in una palazzina insomma, molto più modesta, quindi per me la soddisfazione è doppia, perché sicuramente è una struttura importante che l'amministrazione mette a disposizione, anche questo va detto, e naturalmente è un fatto di orgoglio, perché noi siamo partiti da l'espressione di crescita forse l'unico comune importante della provincia che non aveva una scuola secondaria superiore, quindi la comunità si è molto battuta e è arrivato un risultato importante. Questa è una scuola bellissima e che naturalmente ci auguriamo che sia molto utile alla crescita della comunità.
Ok, noi Giancarlo sul territorio, io parlo della mia sede comunale, siamo posta per la gente, nel senso che loro vengono a noi a chiedere e diciamo e avere delle indicazioni, noi facciamo questo. E quindi noi, io in collaborazione con Pasquale, cercheremo di raccogliere tutte le loro richieste, ben vengano le visite, anche fare delle visite guidate tipo nel centro storico di Taranto, al museo di Taranto, o vedere qualche mostra. Per noi questa sarà, diciamo, saranno delle iniziative che nel corso di questi mesi dovremmo fare. Quindi a questo punto passo anche la parola a Gabriele, che fa parte della UIL Pensionati di Taranto, che è un giovane che si occupa anche dei problemi delle persone più adulte. E quindi lascio. Buonasera a tutti. Buonasera. Io sono Gabriele Pugliese, faccio parte, ovviamente sono qui anche come componente del direttivo provinciale dell'ADA. Che cos'è l'ADA? L'ADA è un'associazione che comunque sia affiliata alla UIL Pensionati, e l'acronimo ADA vuol dire Associazione per i diritti degli anziani. È solamente un acronimo, ve lo posso garantire, in quanto io, che ci sono da quando l'ADA è stata costituita, all'interno dell'ADA c'è un piacevolissimo scambio culturale anche, di intenzioni e quant'altro, soprattutto con il mondo dei giovani. Ormai lo sappiamo tutti, è inutile starlo a negare, sono i nostri giorni, così come lo posso dire io da una parte, anche i miei genitori che sono anziani, insomma è un binomio anziani e giovani che è imprescindibile, ma non solo perché io ho un babbo bancomat o nonno bancomat che va a sopperire quando praticamente i nostri stipendi o le nostre disoccupazioni o le nostre situazioni lavorative comunque sia non ci concedono una serenità, così come solamente i genitori o solamente i parenti sono in grado di garantirla verso i propri figli, i propri nipoti. Ormai questo è un nuovo modo di concepire la vita, ormai lo sappiamo tutti. Anche tranquillamente lo dico senza vergogna, cioè i genitori continuano ad aiutare i figli e i figli continuano a stare vicino ai genitori. Si sentiva parlare un pochettino anni fa di mammoccioni, altri termini e sostantivi che forse al nord potrebbero essere uno sfizio, per noi potrebbero anche essere quasi una pugnalata, perché comunque sia, vi posso garantire che né i genitori da una parte né i giovani dall'altra vorrebbero questa così lunga convivenza sotto il tetto, o meglio sotto lo stesso tetto da domicilio, però è una cosa estremamente piacevole che comunque sia aiuta anche a non far restare isolati i propri genitori. Buonasera, mi chiamo Tina, sono una delle corsiste e frequento questo corso perché mi piace approfondire quanto riguarda l'argomento dell'informatica, per quanto riguarda la lingua e per quanto riguarda anche lo stare, cioè, con gli altri, socializzare, nuove conoscenze, insomma. Un po' di tutto. Un po' di tutto, sì, un po' di tutto.